Dal 2 all'8 agosto la bellezza medievale del Borgo di Castelli si trasforma in una suggestiva e incantevole residenza d'artista, un luogo in cui sottolineare il legame tra la storia del borgo e la sua grandezza in qualità di luogo creativo e di formazione artistica. Noi siamo molto contenti di questa manifestazione che si chiama per l'appunto Castelli Residenza d'Artista. Castelli è un luogo di arte dove si produce arte da secoli e per l'appunto ci apriamo a tutte le discipline del mondo dell'arte. Saranno oltre 50 artisti che si esibiranno a Castelli nell'arco di una settimana. Ovviamente non parliamo di un'esibizione statica, lo sottolineo anche per quanto riguarda le misure del Covid, ma sono dei momenti all'interno del centro storico, itineranti, dove ovviamente saremo attenti a curare il distanziamento, dove si potrà insomma vedere dei momenti di pittura, di canto, di ballo, cioè tutte le discipline dell'arte. Siamo molto contenti di questo, si colloca all'interno del Festival Abruzzo dal Vivo e quindi per questo devo ringraziare sicuramente il Ministero dei Beni Culturali, la Regione, il nostro capofila Giuseppe D'Alonso e ovviamente ultima, ma non ultima per importanza, la Fondazione Tercas che significativamente ha sostenuto questo evento. Castelli Residenza d'Artista, nato all'interno di Abruzzo dal Vivo grazie al sostegno di Fondazione Tercas, si iscrive dunque nel solco della grande storia castellana, del suo periodo rinascimentale partendo dai segni della storia del borgo per generarne di nuovi attraverso le arti del gesto, del disegno, della parola e del suono, per offrire a visitatori e abitanti un'esperienza capace di rievocare il passato, vivere il presente e costruire il futuro. Attrarre turisti e soprattutto in maniera innovativa, trovare canali di comunicazione della nostra arte, della nostra cultura innovativi come la musica, come la drammaturgia, ma soprattutto canali che vanno a toccare le corde intime di ognuno in maniera diversa e che valicano i confini di quelle che sono le barriere linguistiche, quindi innovativi nelle modalità, nel parterre che vanno a creare, nella transnazionalità anche che andiamo a cercare, un turismo diverso, un turismo emozionale che secondo me punta molto sulle competenze e soprattutto sulla capacità di narrare, che è quello che forse ci manca. Sappiamo tutti di avere un grande patrimonio artistico e culturale, ma non sempre riusciamo a raccontarlo al turista in maniera adeguata. Ecco, dobbiamo imparare a investire adeguatamente sulla narrazione.